visto che questa discesa di Dio non è punitiva, anche se può avere questa apparenza. Di fatto aiuta l'umanità a recuperare il suo progetto originale. Se noi cercassimo dei modelli per capire che anche la dispersione è veramente qualcosa di positivo, noi avremo due modelli molto interessanti da esaminare. Tutti quanti, penso, ricordate che nel 586 avanti Cristo Nabucodonosor distrugge Gerusalemme e in questa occasione una parte della nobiltà ebraica fugge in Egitto portandosi dietro Geremia. Poi lo ammazzano là perché il profeta rompe sempre l'anima. La grande parte del popolo va a finire schiava in Babilonia e quando Ciro l'Achemenide, 50 anni dopo, li rispedisce a casa, non tutti vanno a casa, parte restano là. Successivamente gli ebrei emigrano in Grecia. All'epoca dei Maccabei addirittura c'è una specie di trattato tra Sparta e il popolo ebraico. Poi emigrano a Roma, poi in Gallia, poi addirittura in Francia, in Spagna. E i rabbini si chiedevano se questo, se questa dispersione, in greco diaspora, non fosse da leggersi come una maledizione di Dio, perché è la terra che possiede la benedizione. Calpestare la terra di Israele significa essere nella benedizione di Dio. È come una specie di contatto per calamita, cioè la terra trasmetteva la benedizione attraverso le suole delle scarpe. Essere fuori dalla terra, i rabbini dicevano, questa è una maledizione. Essere dunque dispersi non è una cosa positiva. I rabbini dell'epoca maccabaica, quando si staccano dalla linea politica dei Maccabei e danno vita a Qumran, al primo embrione del farisaismo, al primo embrione del movimento saduceo, questi rabbini dicono no, non è una maledizione, perché provate a pensare, se dovesse ricapitare un nuovo Nabucodonosor che distrugge gli ebrei a Gerusalemme, il popolo ebraico sopravvive in Egitto, in Babilonia, in Grecia, a Roma, in Francia. E se capitasse in Francia un nuovo Nabucodonosor che distrugge gli ebrei là, sopravvive il popolo ebraico dalle altre parti. Allora, la diaspora è per davvero una maledizione? O non bisogna vederla invece come una provvidenza di Dio che benedice il suo popolo perché il suo popolo non scompaia dalla faccia della terra? È un modo, questo, per capire la dispersione vissuta da questi uomini, dove ci può essere apparentemente anche qualche cosa di negativo, ma alla radice c'è sempre il positivo. Tenete poi presente un altro modello per capire queste cose. Gesù vuole che i cristiani si disperdano. Andate alla linea 162. Qual è il primo verbo? Andate. Poi, se noi facessimo la storia della Chiesa nascente leggendo gli Atti degli Apostoli, è ridicolo il discorso, simpaticissimo. I cristiani, come i primi uomini, invece di disperdersi, si chiudono a Gerusalemme. Scoppia la persecuzione contro la Chiesa ellenistico-cristiana. La Chiesa ellenistico-cristiana è costretta a disperdersi. E nasce la comunità di Antiochia che fa da testa di ponte per la missione presso i pagani. Quella persecuzione è un male o è un bene? Mentre uno vive la persecuzione dice colpifero che è un bene.
Però nel quadro generale, se non c'era quella persecuzione, il cristianesimo non sarebbe uscito da Gerusalemme. E quindi quella persecuzione ha riportato la Chiesa alla sua missione originale di andare e fare discepoli di tutte le genti. Ecco, queste considerazioni è giusto che noi le facciamo proprio perché abbiamo bisogno di schemi di tipo culturale, ma anche di tipo teologico, come nel caso concreto, per capire la nostra vita. Capire la Bibbia non serve a niente se questo non aiuta a capire il mistero di ciò che stiamo vivendo. Solo Dio lo sa quanto bisogno abbiamo di dare significato a ciò che si sta vivendo. Ora, se ci mancano schemi di comprensione, non possiamo dare significato al vissuto. Gli schemi di comprensione, per noi che pensiamo di essere persone di fede, è giusto che li peschiamo da quello che è la fonte della rivelazione, cioè la scrittura. Vediamo che cosa significa costruire una città, perché noi stiamo sempre esaminando il testo partendo dalla struttura, siamo partiti dalla lingua, abbiamo visto che cosa significa scendere, cosa vuol dire disperdersi. Adesso stiamo andando verso l'esterno, cioè verso tematiche meno importanti, dalla più importante verso le meno importanti. Costruire una città, costruirsi una città nel testo biblico è il progetto di questi uomini. Nel costruire la città, questi uomini contravvengono, come abbiamo visto, al progetto iniziale di Dio. Ma ciò che è chiave di volta in questo costruirsi una città, tornate alla linea 77-78, è la conclusione. Provate ad applicare quella regola della paratassi di cui vi parlavo prima. Poi dissero: venite, costruiamoci una città e una torre la cui cima tocchi il cielo, per farci un nome. L'obiettivo non è la città, l'obiettivo non è la torre, l'obiettivo è farsi un nome per mezzo di questo strumento, che è la città e la torre. Farsi un nome significa avere autorità su se stessi. In Oriente, dare il nome significa avere autorità su quella realtà a cui si dà il nome. Gesù dà il nome a Pietro. Dice: non ti chiamerai più Simone, figlio di Giovanni, ma ti chiamerai, che fa? Pietro. Dio, andate alla linea 183, fa la stessa cosa con Abramo. Quando Abramo ebbe 99 anni, il Signore gli apparve e gli disse: io sono Dio onnipotente, cammina davanti a me e sii integro. Porrò la mia alleanza tra me e te e ti renderò numeroso, mehot, mehot. Di per sé non sarebbe molto molto, ma sarebbe di più in più. Subito Abramo si prostrò con il viso a terra e Dio parlò con lui. Eccomi, la mia alleanza è con te, sarai padre di una moltitudine di popoli. Non ti chiamerai più Abram, ma ti chiamerai Ab, padre, Raham, moltitudini. Di per sé Raham sarebbe di molto. Raham vuol dire grossa abbondanza. A leggerla in italiano sembra semplicemente l'aggiunta di un'H e di un'altra A supplementare, mentre invece Abram significa niente, ma Ab Raham ha il significato di padre di enormità, qui padre di moltitudini. Quanto dunque Dio aggiunse ad Abramo, se notate ho saltato parecchi versetti, 10 versetti, dal 5 al 15,
Dio aggiunse ad Abramo: quanto a Sarai, tua moglie, non la chiamerai più Sarai, ma Sara. Signore, nobile. Io la benedirò e anche da lei ti darò un figlio. La benedirò e diventerà nazioni, eredi popoli nasceranno da lei. Se notate, è Dio che dà il nome. È Dio che diventa, in qualche maniera, padrone di Abramo e padrone di Sara. Gesù diventa padrone di Pietro. L'uomo non è padrone della donna. Si chiamerà donna. È un passivo. Quindi o è la donna padrone o è Dio padrone. Non certo l'ometto. Dopo il peccato, invece, si dice Adamo chiamò sua moglie e quindi avviene quella brutta cosa che Dio ha detto. Dice, la tua passione ti legherà a tuo marito, ma tu sarai suddita. E Adamo dice, ti chiamerai Eva. In Occidente sono cose che non dicono niente, in Oriente dicono tutto. Qui gli uomini si fanno loro un nome. Non accettano che sia Dio a dar loro un nome. Questo significa che loro non accettano Dio. È un ateismo, è un giuramento di ateismo vero e proprio. Allora, farsi la città e farsi la torre è una specie di confessione pubblica di una fede che non accetta Dio. Facciamoci una città, costruiamoci una città, costruiamo una torre la cui cima tocchi il cielo per farci un nome. Ora, se noi esplorassimo il mondo biblico circa questo tema, troveremo delle cose interessantissime. I sedentari non sono mai stati amati dalla teologia biblica e neanche dai profeti. Chi era Caino? Sedentario. Era contadino, lavorava la terra. E Abele era il nomade, il pastore. La cattiveria dei sedentari è più grande di quella dei pastori. La violenza dei sedentari è più grande di quella dei pastori. Chi ha un po' di dimestichezza con i profeti si ricorderà di Osea. Osea, quando la moglie decide di cambiare mestiere, di non fare più la prostituta sacra, si sente dire dal marito: vieni con me in casa? No. Vieni con me e andiamo nel deserto, cioè torniamo a quella situazione in cui l'uomo ha solo se stesso. Non può nascondersi dietro le ricchezze, dietro al potere, dietro le relazioni sociali. Tu sei tu, solo tu, con tutti i tuoi pregi e con tutta la montagna dei tuoi difetti. E devi misurarti con la tua donna che è piena di pregi e anche lei è piena di difetti. E non puoi nasconderti sulle convenzioni sociali, sul denaro, sul dire questa è la casa che mi hanno lasciato i miei genitori, quindi è mia, tu sei ospite. No, sei nel deserto, non possiedi niente, tranne te stesso. Geremia dirà agli abitanti di Gerusalemme: torniamo fuori dalle mura, imitiamo questa parte di antica tribù che sono i Recabiti. I Recabiti erano una parte di un'antichissima tribù di Israele che non apparteneva alle 12, quindi sono molto più di 12 le tribù, perché nessuno ha mai sentito parlare della tribù di Yerameel, vero? Eppure è una tribù anche quella. E la tribù di Machir è una tribù anche quella. E la tribù di Rechab è una tribù anche quella. Se i figli di Giacobbe sono 12, ma Giuseppe ha due figli, Efraim e Manasse, e al posto suo fa benedire i figli, quanti siamo? Allora 12 più 2 fa 14, più 3 fa 17. Minimo. Mi spiego? Una parte di queste 17 tribù era la tribù di Rechab, che viveva fuori delle mura sotto le tende.
non ha mai voluto diventare cittadine. E Geremia dice, provate a guardare tra noi e loro. Siamo ebrei, tutti. Però loro sono sani, noi no. Loro hanno mantenuto la fedeltà a Yahweh, noi no. Loro sono poveri in canna perché hanno quattro cappere pidocchiose, noi invece abbiamo le borse piene d'oro. Però loro rispettano l'alleanza e noi no. L'ideale profetico è appunto tornare al nomadismo, cioè tornare in quella situazione in cui l'uomo ha solo se stesso e deve fare i conti solo su se stesso, poi su Dio. Non sulle alleanze, non sulle convivenze, non sul potere sociale, sulla cultura, sul denaro. Dunque, questa città sta ad indicare un ideale esattamente opposto a quell'ideale biblico che è sempre semplice. L'uomo deve essere uomo. L'uomo non deve essere il suo denaro. L'uomo non deve essere la sua cultura. Non deve essere il suo potere sociale. L'uomo deve essere i suoi pregi, i suoi difetti e basta. È un ideale duro. Costoro rifiutano questo ideale. E allora fanno la città e fanno questa torre. Come notate, dunque, è un linguaggio, anche quello del racconto, che non è di semplice decifrazione. Occorre avere tanta pazienza. Il mio padre nella cultura, il loro amico, padre Gilbert, dice il testo non bisogna mai leggerlo, bisogna contemplarlo. Lo leggi oggi pomeriggio, lo leggi domani, sempre lo stesso brano, che barba. Dopo una settimana tu lo leggi ed è tutt'altra cosa dalla prima lettura, perché improvvisamente ti accorgi che cosa c'è sotto. Leggi il testo e ti accorgi questo gioco sottile che l'autore fa quando scrive per darti dei messaggi estremamente delicati. Se sei intelligente li cogli, se sei superficiale restano chiusi dentro al testo e tu non te li porti via. Bene. Se continuiamo ad espanderci, noi ritroviamo un'altra volta la lingua. La linea 70, una sola lingua, le stesse parole. Linea 101, il Signore confuse la lingua di tutta la terra. Questa confusione della lingua o questa unità della lingua, che valore può avere dentro il racconto e fuori dal racconto? Confondere la lingua, c'è un'antica radice ebraica, oppure chiacchierare senza senso, è la stessa cosa. E si dice babal. In ebraico babal è molto vicino a sbabacciamento nostro. O babaccia, babaccio. Babacciare. Babal significa sparlocchiare senza significato, ma anche confondere le idee. Noi molto spesso diciamo quello ha un modo di chiacchierare che ti confonde la mente. Questo è babal, cioè quel modo di ragionare che non ha nessuna logica, quel modo di parlare a flash che veramente ti ubriaca, perché devi fare dei salti mortali per vedere se c'è qualche contenuto nel discorso che si sta facendo. Babal è la radice da cui deriva Babel. Babel è Babilonia. Nel mondo biblico, Babilonia è sempre stato sinonimo di ambiguità. Perché è stato sinonimo di ambiguità?
Voi sapete che il linguaggio è un'arma a doppio taglio. Può significare tutto ciò che abbiamo detto, ma può servire anche a mentire. Non dobbiamo mai dimenticarcelo. Si mente con le parole e si mente anche con il linguaggio non verbale. Ora voi sapete che gli orientali sono maestri nel mentire. E gli ebrei, che erano già bugiardi a sufficienza, ritenevano i babilonesi ancora più bugiardi. Questa specie di bugia istituzionalizzata era dovuta al fatto che i babilonesi erano persone di altissima cultura, quindi anche l'eccessiva cultura per il mondo biblico è pericolosa, perché ti porta a stravolgere la realtà. Babel diventa allora una realtà che ti confonde la lingua, ti confonde le idee ed esprime questa specie di pensiero così poco chiaro, attraverso il quale tu puoi sempre dire a ciò che è buono è cattivo e a ciò che è cattivo è buono. E Isaia si ribella. E proprio maledicendo Babilonia dice: maledetto l'uomo che chiama bene il male e male il bene, senza tante storie. Babilonia, dunque, è sempre stata nel mondo biblico antico testamentario simbolo di quell'atteggiamento levantino che vuol cambiare la realtà con le parole. Oggi è giorno di voto, ma pensate che cosa ci ha preceduto. Se voi ascoltavate i candidati e non avevate un po' di sinderesi, con le parole vi cambiavano la realtà. Meno male che questo vestito è grigio e si vede. Ma con il modo di parlare, con il tipo di dialettica che hanno adoperato le persone che hanno parlato, questo poteva diventare verde, giallo, arancione. La capacità che la parola ha di cambiare la realtà è tremenda. Per questo gli ebrei dicevano Babilonia, per l'amor di Dio, è la confusione delle lingue, cioè la confusione perché il linguaggio deve servire a possedere la realtà, non a confonderla. Pensate che questa tradizione è rimasta anche nel cristianesimo. Andate alla linea 197. Prima lettera di Pietro. Vi ho scritto come io ritengo, brevemente, per mezzo di Silvano, fratello fedele, per esortarvi e attestarvi che questa è la vera grazia di Dio. In essa state saldi. Vi saluta la comunità che è stata eletta come voi e dimora a Roma. Solo che l'autore della lettera di Pietro chiama Roma Babilonia. Perché? Cerchiamo di capire. E anche Marco, mio figlio, Marco sarebbe l'autore del Vangelo. Salutatevi l'un l'altro con bacio di carità, pace a voi tutti che siete in Cristo. Perché c'è questa dicitura così strana per la città di Roma? Per questo motivo. L'Apocalisse, dite che l'avete letta, io sono contento, tanto non avete capito, non si capisce niente quando si legge per la prima volta. Avete letta. Babilonia lì viene fuori spesso, questa grande prostituta. E chi sarebbe questa grande prostituta? Sarà mica Babilonia che ai tempi del primo secolo era poco più di un villaggio diventato. Ma Babilonia dell'Apocalisse è Roma. E lì si vede con chiarezza perché
Babilonia possiede l'impero, possiede i soldi, possiede la cultura, e uno dei re di Babilonia ha perseguitato la comunità di Gesù Cristo, Nerone. Chiaro? Questo significa che la lettera di Pietro è stata scritta più o meno negli anni in cui è stata scritta l'Apocalisse. E riusciamo anche a dare una data precisa per questo motivo. Pietro muore prima della morte di Nerone, ovviamente. Nerone muore nel 68, dunque Pietro muore prima del 68. Però la prima lettera di Pietro è birichina, perché nell'introduzione scrive alle comunità dell'Asia Minore, del centro-nord. E dice, la persecuzione che sta incominciando, dice, è una persecuzione che metterà a dura prova la vostra fede. Quindi cominciate a pensare che qualcuno di voi ci può rimettere la ghirba. E di conseguenza, curate la fede, badate alle cose essenziali, comportatevi bene, in modo che quando vi processano e vi condannano, non vi processino e non vi condannino, perché meritate essere processati e condannati. Perché allora, in quel caso lì, la giustizia fa il suo corso ed è giusta. Ma fate in modo che quando ci sarà il processo e la condanna, voi risultiate sempre davanti ai vostri occhi e a quelli di Dio innocenti. Questo è un po' il filo conduttore di tutta la lettera, ma è strano. È strano che la lettera venga indirizzata ai fedeli turchi dicendo che là ci sarebbe stata una persecuzione. Perché i dati storici che noi conosciamo, fino a Domiziano, noi non abbiamo persecuzioni in tutto l'impero, ma abbiamo la persecuzione in una città e basta, o a Roma, o a Pergamo, o a Gerusalemme. La prima persecuzione che noi abbiamo su tutto l'impero, però da un certo livello in su, cioè nelle strutture amministrative dello Stato, Domiziano non voleva cristiani nella burocrazia. Fuori. Quindi non perseguitava la gente, ma perseguitava i dipendenti statali cristiani. Ovunque. Ma questo avviene nel 96. E dunque questa lettera, la prima lettera di Pietro, non è di Pietro, ma è del Papa di Roma, il quale, come successore di Pietro, si arroga il diritto di dire io sono Pietro. E scrive a questi fedeli dicendo, guardate, io vivo qui, so come stanno le cose, fra poco ci sarà questa persecuzione di tutta la Chiesa, voi siete la Chiesa più fragile, è giusto che vi avverta. Questo è il dato. Mi spiego? E come tratta la città di Roma questo Papa della fine del primo secolo, che probabilmente è Papa Clemente. Questa lettera ha un greco che è molto vicino alle due lettere scritte ai Corinti. Non quelle di Paolo, ci sono altre due lettere scritte ai Corinti di Papa Clemente. Lo stile di questa lettera è molto vicina allo stile del greco della prima lettera di Pietro, probabilmente è lui che lo scrive, e determina Roma con il nome di Babilonia. Da qui questo discepolo giovanneo scrive l'Apocalisse chiamando Roma Babilonia. Quindi di per sé è prima questa lettera che non l'Apocalisse. È l'Apocalisse che copia da questa lettera il nome di Babilonia per Roma. Però, al di là adesso di questi giochi di tipo storico-critico, quello che a noi interessava è capire come questo mito di Babilonia, dove tutto è confuso dalla ricchezza, diciamo così, da questa filosofia che non dà la ricerca della verità, ma è un modo di ragionare per imbrogliare il prossimo. È una specie di sofisma continuo, iterato. Non è il ragionamento pulito, non è il sillogismo. Il sillogismo è un ragionamento chiaro, il sofisma è il ragionamento volutamente sbagliato per tirare delle conclusioni che siano a favore di chi parla. La Chiesa, adoperando questo vecchio cliché del mondo
ebraico chiama Babilonia la civiltà di Roma. E così come viene presentata dall'Apocalisse, comprendiamo che le ragioni sono più che sufficienti. Dopo 2000 anni penso che il giudizio non sia poi tanto sbagliato. Lo applichiamo all'oggi, questo io non mi sento di farlo, ma se lo fate io vi do una mano. Ed infine vediamo gli estremi. Gli estremi noi ci troviamo con tutta la terra. Voi dite, vabbè, non c'è niente, è semplicemente lo scenario. No, non è solo lo scenario. Noi siamo talmente presi, orientati verso la mitizzazione dell'uomo, che molto spesso dimentichiamo che l'uomo fa parte della natura. Nasce e muore come ogni cosa in natura. Sente la natura sulla propria pelle. Quanta gente soffre di insonnia in questo periodo. Siamo nel periodo primaverile e i medici vengono invasi da richieste di sonniferi, di tranquillanti, di passaggio di stagione. In autunno lo stesso può provocare cose di questo genere. Quante volte a una certa età, alle 3 di mattino, tac, ci si sveglia, poi ci si riaddormenta un'altra volta. Ma perché in zona 3, 3 meno un quarto, 2 e mezza, 3 e un quarto, 3 e mezza in quella zona? Allora gli antropologi ci avvertono che verso le 3 la natura si sveglia, il che vuol dire che se noi andiamo a dormire prima delle 3, tutte quelle ore che dormiamo fino alle 3 sono vere ore di riposo. Dopo le 3 è solo muscolarmente che il corpo riposa. Sotto il profilo cerebrale il corpo si prepara allo scatto della sveglia per correre dietro alla gazzella, al leone, no? Abbiamo mantenuto dentro di noi l'uomo primitivo. Infatti i medici ci avvertono e ci dicono: la sera normalmente la pressione cala e verso il mattino cresce un pochettino. Per quale motivo? Gli antropologi spiegano: per questo motivo. Noi siamo dentro la natura, non possiamo essere fuori. Molto spesso il pensiero occidentale ha concepito l'uomo come estraneo alla natura. Nel mondo orientale, ma neanche si discute, noi siamo espressione della natura, siamo la migliore, perché dobbiamo soggiogare la terra, dominarla. Tenete presente che in Oriente questi verbi indicano il prendersi cura, non lo sfruttare. Dominare, comandare, è tipico del re ed è compito del re provvedere alla sopravvivenza biologica del suo popolo. E quindi quando certi pascoli sono ormai sterili, lui decide di fare guerra per ampliare i confini e dare nuovi pascoli al suo popolo. Concezione orientale del dominare è provvedere a. Quindi comando su di te, nel senso che ho autorità su di te, ma ho autorità nella misura in cui provvedo. Qui tutta la terra allora non è solo lo scenario, ma è quella realtà che viene coinvolta in tutta questa specie di confusione babelica che nasce dal problema della lingua. Questo è un dato molto importante. Questo è un dato importante perché ripete ciò che è già stato detto nel capitolo terzo del libro della Genesi. Andiamo alla linea 109. 209, scusate. All'uomo disse, dunque Dio ha appena messo un pochettino in luce il peccatuccio di Adamo ed Eva, ha maledetto il serpente, ha dato una tirata di orecchie alla donna, adesso sta per dare una tirata di orecchie al maschio. All'uomo disse, poiché hai ascoltato la voce di tua moglie e hai mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato, non ne devi mangiare, maledetto sia il suolo per causa tua. Con dolore ne trarrai il cibo per tutti i giorni della tua vita. Spine e cardi produrrà per te, e mangerai l'erba campestre. Con il sudore del tuo volto mangerai il pane, finché tornerai alla terra, perché da essa sei stato tratto. Polvere tu sei, in polvere tornerai.
Questi pochi stichi ci stanno a dire come fin dall'inizio il popolo ebraico aveva capito che il peccato dell'uomo, sia quello originale, sia quello fatto con i vari atti, cioè il peccato attuale, coinvolga sempre e comunque la realtà del creato, la compromette. Di conseguenza, la redenzione non può essere solo per l'uomo. La redenzione deve coinvolgere anche il creato. E se voi tornate a quel carissimo libro che si chiama Apocalisse, voi troverete scritto che nella redenzione non solo l'uomo tornerà in dialogo con se stesso e con Dio, ma ci saranno cieli nuovi e terra nuova. Per noi occidentali costa fatica a pensare che anche il creato è redento. Ma se andiamo a questi testi e comprendiamo che già fin dall'inizio era chiarissimo per il mondo biblico che anche il mondo della natura è stato coinvolto negativamente dal peccato dell'uomo, è ovvio che se anche la natura è compromessa, anche la natura deve essere redenta. La domanda che a noi interessa di più per chiudere questa riflessione è come un nostro peccato possa coinvolgere la natura. Guardate che è facile dimostrarlo, solo che noi non ci pensiamo. Per una fabbrica, per esempio, che opera sul pellame e deve fare la concia delle pelli, gli scarti dell'elaborazione della concia delle pelli sono altamente tossici. Le varie leggi dei vari stati prevedono dei vari tipi di depuratori, vari tipi di filtri, vari tipi di trattenimento di questi scarti del prodotto dell'elaborazione. Costano tanti soldi. E qualche imprenditore potrebbe dire: chi me lo fa fare? Sono tutti soldi buttati. Non spendo quei soldi, questi soldi li posso investire in qualche cosa d'altro e lascio perdere l'applicazione di tutte queste leggi sul trattenimento degli scarti, le depurazioni. Poi arriva la Guardia di Finanza quando si accorge, e di solito quando si accorge è sempre troppo tardi. Oppure c'è il concorrente che ha fatto il venticello. Noi vediamo come la inosservanza di una legge, traduciamo l'egoismo del denaro, produca il coinvolgimento nell'inquinare la natura, cioè nel portare dentro la natura, dentro al peccato dell'uomo. È un esempio semplice, ma guardate che se noi applichiamo con un po' di pazienza questo criterio, non c'è gesto, fra virgolette, peccaminoso che non coinvolga la natura. Ecco perché tutta la terra è coinvolta in questo tipo di peccato che viene espresso dal mondo del testo del capitolo 11 della Genesi. Ma anche questo giustifica il fatto che nel cristianesimo la concezione della salvezza dell'uomo non è solo per l'uomo e per la donna, ma è per il mondo degli animali e per il mondo della natura. Di conseguenza, certi atteggiamenti che noi notiamo, per esempio a San Lorenzo in Lucina c'era un vecchio monsignore che lasciava che i cani entrassero in chiesa, anzi ogni anno il giorno di San Francesco faceva la festa per gli animaletti, cani, gatti, pitoni vari, che ne so io cosa portavano in chiesa. Perché no? Chi ha detto che un cane in chiesa non ci deve stare? Perché c'è questa specie di allontananza tra noi e il mondo degli animali? Portiamo pure i fiori in chiesa. La chiesa è fatta con pietre. È la natura che lì si esprime in un disegno articolato del bello fatto dall'uomo. L'animale lo teniamo in casa, in chiesa no. Come se la chiesa fosse diversa dalla casa. Sapendo che nel cristianesimo la prima chiesa è la casa. La Domus Ecclesiae
fino al secondo secolo è l'unico posto dove si celebra. Ecco, sono tutte forme, diciamo così, ambigue con cui noi viviamo il cristianesimo. Salvati l'anima e la natura, no? Non dire le bugie e il rispetto della natura, no? Che so io, prega, santificati, sì, e l'attenzione alla natura, niente. La redenzione sarà la resurrezione dei nostri corpi, sì, e il mondo del creato, niente, pure lì è scritto. Creato geme aspettando il giorno della sua redenzione, questo è Paolo. Dunque questa sensibilità, fra virgolette, ecologica del mondo biblico non nasce per una specie di divinizzazione della natura. Nel mondo di Babilonia, come nel mondo egiziano, la natura era divinizzata, per questo era tenuta da conto. Nel mondo biblico la natura non è divinizzata, Dio è l'unico Dio, ma la natura fa parte di me come io faccio parte di lei. E siamo tutti e due coinvolti in qualunque cosa io faccia, perché io ho ricevuto da Dio il mandato di soggiogare la terra e avere autorità su di essa, cioè a provvedere su. Quindi qualunque cosa io faccia, in qualche maniera coinvolgo la realtà da cui io esco, cioè dalla natura stessa. È un modo di ragionare che dal XIV secolo in poi noi non abbiamo più. Fino a Francesco c'era. Dopo Francesco l'abbiamo persa. Concentrando la nostra attenzione religiosa non sull'uomo, ma addirittura sull'anima dell'uomo, dimenticando il grande respiro che dà la fede cristiana su tutto quanto l'orizzonte della realtà umana. Io penso che se riuscissimo a recuperare anche questa dimensione della fede, tante cose potrebbero cambiare anche oggi, non solo a livello di rapporto fra gli uomini e di rapporto con la natura, ma anche a livello di rielaborazione di colpe morali. Non so se voi condividete la mia impressione, ma oggi la morale cristiana è troppo concentrata su alcuni segmenti della vita, dimenticando completamente moltissimi altri. Questo non è equilibrio. Quando io ho 10 segmenti, la mia attenzione si fissa su uno o due, questa è nevrosi, cioè una malattia mentale. Io ho questa impressione che oggi la nostra morale soffra di nevrosi, proprio perché ha dimenticato questo ampio respiro che la redenzione cristiana ha portato a favore non solo dell'umanità, ma del mondo intero. Qui concludiamo la nostra riflessione di oggi, però prima di chiudere facciamo la premessa. Quello che dovevo dirvi all'inizio lo dico adesso alla fine. Quindi siamo alla linea 11, 12, 13, 14, 15. Il cammino che noi abbiamo fatto è stato un cammino abbastanza tranquillo, non ci siamo dati nessuna premura, nessuna angoscia. Abbiamo letto solo 11 capitoli del libro della Genesi in 7 incontri. Questa lettura ci ha portato a scoprire quello che noi potremmo chiamare la Magna Carta della Bibbia. La Magna Carta che riguarda la dimensione antropologica, non la dimensione salvifica, quella la si trova nel libro dell'Esodo e nel libro del Deuteronomio per l'Antico Testamento. Seguendo questi 11 capitoli, noi abbiamo cercato di cogliere alcune idee teologiche ben precise. Che cos'è il peccato originale? È difficilissimo rispondere, ma se noi sommiamo il famoso giardino, Caino e Abele, Lamech, il diluvio universale e la torre di Babele, e mettiamo insieme il messaggio che ne esce, forse riusciamo a comprendere come il peccato originale sia una realtà estremamente articolata
vissuta non da una coppia umana, ma dall'umanità nascente, dove la scelta non è stata di un atto, ma è stata di un insieme di atteggiamenti che ha portato l'umanità a determinati parametri di comportamento, di visione del mondo e di rapporto con il trascendente. Abbiamo anche visto all'interno di questi capitoli la concezione dell'uomo, della donna, della storia. Abbiamo cercato anche di fare alcune uscite dal testo per poter applicare queste realtà alla nostra vita di oggi. Quindi abbiamo tentato non solo una lettura esegetico-teologica, ma anche una lettura spirituale. Certamente la lettura spirituale è un po' difficile farla in pubblico, perché ognuno dovrebbe farsela per la propria realtà. Siccome la lettura spirituale è l'applicazione di tutta la scrittura a te, un passo indietro, il criterio della lettura che noi abbiamo fatto risponde al principio della lezione monastica: applica tutto te stesso alla scrittura e applica tutta la scrittura a te. Questo è il criterio. Ora, ognuno conosce la propria storia, io non posso conoscerla. Quindi io vi ho fornito qualche spunto, ma questa lettura spirituale doveva essere completata, fatta da ciascuno di voi. Mi pare che il clima è stato sufficientemente positivo. Certamente non abbiamo avuto la possibilità di fare discussioni, perché onestamente nella lezione divina discussioni non se ne fanno. Casomai si fa la collazio, cioè si potrebbe fare, questo quest'anno non l'abbiamo fatto neanche l'anno scorso, non so se sarà opportuno, comunque scegliete voi, la collazio consisterebbe nel dire ciascuno che tipo di impressione o risonanza può aver avuto questa indagine sul testo biblico. Naturalmente ciò che viene detto non deve essere sottoposto a giudizio, perché la collazio di tipo monastica è semplicemente un offrire ciò che io ho elaborato. Ti va bene, lo prendi, non ti va bene, lo lasci stare, ma non va giudicato, perché la lettura spirituale non appartiene alla cultura, ma appartiene all'esperienza di fede del singolo individuo, e sull'esperienza di fede nessuno può dare giudizi. Io non lo so se voi pensate di ripetere questa esperienza il prossimo anno. Non lo so, dico, vediamo adesso subito. Una cosa è certa, che il clima che c'è qui, detto sottovoce e non troppo con superbia, non è il clima della casa dello studente. Qui il clima è più raccolto, più familiare, probabilmente con meno esigenze. Certamente non tocchiamo tematiche che tocchiamo là, ma tocchiamo qualche cosa di molto più insito nella vita di quanto invece si possa fare nell'altro ambiente. Questa è la mia opinione. Circa le scoperte ricorrenti sul diluvio universale vorrei dirvi due piccole cose. Circa la Torre di Babele vorrei dirvi due piccole cose. Primo, la torre, se voi vedete, è un'aggiunta rispetto alla città, perché è sempre il problema della città che esce nel testo. È un'aggiunta che nasce dallo shock che la popolazione ebraica ha provato di fronte alle ziggurat mesopotamiche. Queste montagne di mattoni che sfidano il cielo hanno impressionato gli ebrei e hanno introdotto dentro questa glossa nel racconto. Un secondo dato archeologico è quest'altro: gli ebrei possedevano fin da allora, e forse ne avevano consapevolezza, almeno in parte, la città più antica del mondo, che è Gerico. Gerico è fino ad oggi la città più antica del mondo. Risale, o dovrebbe risalire, al 7000 a.C. Ora, questi due elementi, l'elemento Gerico e l'elemento Ziggurat, stanno alla base di questo mito che noi abbiamo ascoltato. Non è mai esistita l'unità della lingua, non è mai esistita una Torre di Babele, e
una specie di racconto inventato per fare un messaggio che è estremamente articolato e di cui noi abbiamo toccato solo alcuni nervi. Perciò non spendete soldi per andare a cercare la Torre di Babele in Mesopotamia. Se i testimoni di Geova vengono a Questua, perché adesso stanno questuando per trovare l'arca di Noè sul monte Ararat, e stanno cercando in tutte le maniere, con la NASA, da Maurizio Costanzo, c'è una certa sproporzione, di far valere questa idea, quel signore che va ogni tanto al Maurizio Costanzo, è un testimone di Geova. È un mito, il diluvio è un mito, la Torre di Babele è un mito. Mito cosa significa? C'è un episodio circoscritto, c'è una scheggia storica, su questo non c'è dubbio, ma è molto circoscritta, localizzata. Non facciamone una specie di racconto storico, chiaro? Ecco, queste erano le cose che volevo dirvi fin dall'inizio, non le ho dette adesso, ho completato il mio discorso. Signori, io vi ringrazio della compagnia che ci siamo fatti in tutto quest'anno, ma con questo discorso io chiuderei, a meno che non ci sia qualcuno che vuole aggiungere qualcosa. Visto che nessuno aggiunge niente, ci salutiamo. Buone vacanze.